discorso del 40% del privato, che qui lo dico per la telecamera che ci sta riprendendo, dico con chiarezza, in maniera diretta e trasparente, come siamo abituati a fare, le cose che abbiamo detto. Allora, a noi interessa, quello che interessa è che l'acqua sia pubblica e che comunque sia controllata dal pubblico. La gestione deve essere più efficiente possibile. Non ho personalmente dubbi che anche una società totalmente pubblica, senza l'ingresso di privati, come dice Varese, possa gestire anche efficientemente l'acqua. Punto. E qui la cosa. La cosa che mi hanno detto in più, solo come possibilità di ragionamento, se dovesse essere verificata, è che come sempre le leggi vengono fatte in qualche modo. Cioè, sembrerebbe che nel momento in cui si facesse, come stiamo per andare a fare, una società totalmente pubblica, in quota parte il bilancio di questa società pubblica rientrerebbe nel patto di stabilità dei singoli 141 comuni. Capite bene che se fate una cosa del genere, come vi ho detto, fai quello che vuoi, non farò più. Quindi vi ho detto, in quel caso, se effettivamente fosse verificata, c'è l'ipotesi, che non cambia anche quella, che privatizzando, nel senso di mettendo a gara il 40% della proprietà di questa società, si dovrebbe uscire da questo discorso e quindi tirar via il bilancio della società di gestione dell'idrico dai bilanci del comune. Capite bene che siccome noi più o meno nei prossimi 10 anni andremo a investire 500 milioni di euro, quindi 50 milioni all'anno, se distribuiamo ogni anno 50 milioni su 141 comuni, quindi 300-400 mila euro all'anno, vuol dire Torti, Varese, Busto Carrata, Sarone e pochi altri, tutti gli altri comuni ammazzare il bilancio che è un singolo comune. Quindi l'ho detto in questo senso perché da amministratore possiamo avere, dal punto di vista politico e personale, le idee che vogliamo, ma da amministratore dobbiamo poi fare le cose che si possono fare, stando il più vicino possibile alle idee di partenza, però noi possiamo inventarci qualcosa. Quindi in questo senso ho messo questa ipotesi, non perché la galleggiamo, non perché la vagheggiamo, non perché vorremmo farla. Per noi, proprietà 100% pubblica, gestione 100% pubblica è la soluzione migliore. Se dovessimo fare cose diverse, peraltro sempre passando attraverso la conferenza dei comuni, dei sindaci, lo si farà solo perché ci saranno ragioni terze superiori per qualunque tipo di motivo a questa idea di partenza, mantenendo comunque sempre la pubblicità dell'acqua.